Nella scorsa puntata di Resto fermo in Italia. Disinvolto, il nostro piccolo naufrago continua ad innalzare case estive che poi metterà in affitto. Stanco per via della grossa abbuffata, decide poi di costruire un arco che gli permetterà di passare un buon tempo felice. Buongiorno, sto accendendo un po' il fuoco perché voglio riscaldare un po' d'acqua e lavarmi oggi in maniera decente. Voglio lavarmi un po' la faccia, un po' tutto il corpo con un po' d'acqua calda, non ce la faccio più a lavarmi con l'acqua fredda, e poi ne approfitto anche per lavare un po' i vestiti. Ci siamo, ecco qua. Stava cadendo tutto. Lavo anche le suole, tanto ne ho due paia, così almeno sono profumate anche loro. Bene. Buongiorno, signor Arco. Come sei bello oggi. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ah, ti fai accarezzare finalmente? Oh, che bello che sei! Ah, finalmente! Ah, mo vi avvicinate tutti, no? Ormai avete capito chi sono? Oh, mamma mia, ecco! Ah, mi avete preso in giro? Ciao! Cioè, guardate, la neve ormai si è sciolta quasi del tutto sulle montagne e qualche giorno fa era completamente bianco. Bentornato da papà. E lei? Oggi si mangia di lusso. Ah, casa, dolce casa. Oggi volevo completare l'arco, eccolo qua. Adesso diamo qualche piccola ritoccatina e poi devo trovare un legnetto per fare una buona freccia. Vediamo se ci riusciamo. Ho visto che la corda si è allentata un po' e penso che sia non solo per il legno che ormai si sta asciugando, ma anche per questo punto dell'arco, perché secondo me è la parte più fragile e ormai si è così tanto piegata che la corda fa quello che vuole. Quindi adesso ci metterò dei rinforzi qui e uno davanti, attaccati con lo spago, con la speranza che possa essere più resistente. When I walk into
to the kitchen. You saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I sent something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple bastard, go on pizza. It's a fruit and you. Ok, ah, molto molto meglio. Ho rafforzato la stecca, l'ho fatto anche giù, ovviamente ho messo meno spago, sennò qua. Comunque adesso dovrebbe essere abbastanza resistente. Ed è arrivata l'ora di cercare una buona freccia. No, questa non è abbastanza dritta. Questa non è male. Oh, sta prendendo forma. Beh, ci siamo, la freccia è pronta, le alette sono provvisorie, però è giusto per fare una prova. Niente male. Devo alleggerire un po' la freccia perché è davvero troppo pesante e non vola molto lontano. Test numero 1. Via! Ah, la faccia! Nah, vabbè, si è anche infilzata. Comunque, poco fa è venuta una signora, diciamo che dove mi trovo io ci sono delle persone che vanno a vedere i cavalli, si occupano dei cavalli, quindi sanno di me e ogni tanto mi portano da mangiare. Mi hanno portato la cupeta, che è un dolce che si mangia qui al miele e alle noci, che oggi assaggeremo, e poi delle mele e altre cose da mangiare nei prossimi giorni. Sono proprio contento, sto facendo un sacco di amicizie, ovviamente siamo sempre a distanza, mi lasciano le cose e se ne vanno, però sono contento che sanno di me, che mi trovo qua e che piano piano facciamo amicizia. Vabbò, prepariamoci da mangiare. Oggi optiamo per un buon brodino. Va bene, iniziamo bagnando la padella. Data l'offerta, non so il perché, sono andato a prendere la pasta da fare a brodo e poi mi sono domandato, ma come la faccio? Però oggi in negozio ho trovato queste cose qua, cuore di brodo, eccole qua, che utilizzeremo per insaporire il nostro per insaporire la nostra pasta. C'è scritto di inserire il contenuto nell'acqua, in mezzo litro d'acqua mentre bolle, quindi penso sia vero. Esplode tutto qua. L'ho preso al manzo. Ovviamente come sempre non esageriamo con la pasta, mettiamo il giusto. Ma sì, un 300, diciamo 350 grammi, va?
400 dovrebbero bastare. Facciamo tutta, vai. Sbagliatamente mi è caduta tutta. Io per sicurezza, dato che ne ho buttato un po' troppa di pasta, ne metto due. Ho esagerato un po'. Ho esagerato troppo, mannaggia. C'è la miseria. E pensare che oggi volevo mangiare un po' di carne. Alla fine non ho preso nemmeno la carne, ma ho preso le spinacine. Di carne ce n'è ben poca. E mo mi ritrovo a mangiare mezzo chilo di pasta qua. Ma chi è che ne ha buttata così tanta, mo? Mo me la devo mangiare per forza. Buon appetito. Di brodo qui c'è solo il sapore. È tutta pasta. E sto mangiando anche con la forchetta. Il mio cucchiaio purtroppo ha fatto una brutta fine. Si è spezzato. Vabbè, uguale. Con molto scialanzo e tanto piacere nel farlo, dovrò man mano, come si dice, scemare questo ben di Dio. Sto sudando. Non penso sia la giornata giusta per mangiare il brodo. Mamma mia quanto fa caldo. Io durante il giorno spendo un sacco di calorie, non ingrasso. Un motivo ci sarà se non ingrasso. Basta. Assaggiamo la cupetta. Passiamo al dolce. Oh, la faccia. Buono. Sono pienissimo. Comunque, eccoci qua. Siamo pronti a testare l'arco. Questo è il nostro bersaglio. Eccolo qua. Lo impostiamo così. Perfetto, abbiamo la nostra bella freccia, eccola qua. Prendiamo il nostro grazioso arco. Vieni da papà. E via. Dobbiamo far finta che quella cosa sia una mela. 3, 2, 1. Non è una mela. Annaccia, per poco. Ha colpita. Dalla lunga distanza, Nazario, numero 10 della squadra italiana, si prepara a colpire il centro del bersaglio. Carica la freccia e via. Che schifo. Mannaggia, per poco. Carica la freccia e via. Mannaggia, pochissimo. Questa volta lo colpisco, via. Niente. Allora, ho migliorato un po', ci ho messo una nuova linguetta per l'appoggio della freccia, per non farlo uscire, e l'ho raddrizzato un po', adesso vediamo se va meglio. Benissimo. Bah, sono soddisfatto, pian piano lo sto migliorando sempre di più. E ho capito che devo allungare di poco la freccia così possa avere più spinta nel momento del carico. Altrimenti fa così blu e se ne va giù. Però ci siamo, sono contento. Comunque, prima di concludere la giornata, devo fare una cosa di molto importante. Vi faccio vedere io, mo. Ciao, cavallino. Ma quanto sei bella! La vuoi la carotina? È solo per la carotina che ti sei avvicinato? Ti sta per schifosa? Non te la do la carota! La vuoi? Dai, tieni, mangia! Quanto sei bello! Era buona! Bravo, cucciolone, bravo! Che bello che sei! M'hai fregato! Ciao!
Ma quanto sei bella. Ma quanto sei bello tu. Sì, ecco come si fanno gli amici qua. Ah, sì, galoppando vieni. Miam 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 miam. Oh, la faccia che pozza. Non mi mangiare la mano però. Oh, bravo, mamma mia che bello. Ciao cucciolone. Adesso sono sicuro che si faranno accarezzare sempre. È da 18 giorni che ci sono dietro per dargli una carezza. E che caspita. Mi hanno fregato con le carote, mi hanno fregato. Non gliele dovevo dare, non gliele dovevo. Dopo questo un po'. Beh, ormai sta facendo buio, si sentono ancora gli uccellini. Eccoli qua. E il sole ormai sta andando via e sta iniziando ad abbassarsi anche la temperatura, quindi mi sono già messo la giacca per evitare di raffreddarmi. Adesso inizio a fare il video che state guardando. Vi volevo dire che alcune volte i video possono avere un ritardo, non riesco a farli uscire sempre alle 10 perché non avendo un computer e una buona connessione purtroppo ho tanti problemi nel pubblicarlo ogni sera, quindi se non vedete che arrivano tra le 9 e le 10 come di solito, non vi preoccupate, se casomai ci sarà un giorno che non farò video vi avviserò il giorno prima. Detto questo, io adesso vi lascio riposare anche a voi e mi raccomando, se il video vi è piaciuto non dimenticate di mettere il mi piace, di condividere e di iscrivervi al canale. Detto questo, ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!